può essere equilibrata una squadra con tanti giocatori offensivi? Questo dipende, non è una cosa così, così semplice. Quando io ero in Inghilterra City avevamo solo un giocatore di contenimento e gli altri erano tutti offensivi, avevamo una difesa collaudata, quindi bisogna lavorarci e si può anche fare. È chiaro che in Italia credo sia un po' più difficile, ma tutto si può provare, ecco, quindi mi è piaciuto l'atteggiamento che hanno avuto Kovacic e Hernanes a fare i due centrocampisti centrali, però insomma sono stati 20 minuti dove sicuramente hanno cambiato la partita. Nel momento che la Roma ha cambiato Totti, ha messo Keita, hanno avuto molto più possesso palla, siamo andati in difficoltà, siamo calati un po' con Brozovic e con Guarin, che comunque Guarin fino all'ultimo sapevamo se potesse giocare o meno, perché era due giorni che non si allenava per un problema di caviglia, quindi siamo calati molto a metà campo. Quando abbiamo fatto i cambi, sicuramente Shaqiri, Podolski e Matteo hanno dato qualcosa in più in quel momento lì, perché la volevano vincere, quindi sono stati bravissimi loro a trovare subito le posizioni, a giocarla di più, a essere veloci nel contrattacco. Brava la Roma a metterci un po' lì, noi un po' meno perché siamo indietreggiati troppo, e poi quando abbiamo vinto, insomma, mi è piaciuto perché comunque i tifosi, anche dopo tante delusioni, insomma, una piccola soddisfazione, ci ha fatto molto piacere comunque, sì, e questo è l'atteggiamento che la squadra deve avere sempre, però nelle ultime tre settimane ha avuto continuità, perché comunque le partite che ha fatto sono sempre state su questo livello, quindi questo è buono. La prestazione è buona, buonissima. No? Credo che fosse, non dico più difficile del derby, perché il derby è una partita particolare, poi San Siro era stracolmo, però è una partita giocata contro Nainggolan, De Rossi, Pjanic, Keita. Non è facile per un ragazzo di 18 anni, quindi insomma ci ha messo tutto quello che aveva, è stato bravo, deve crescere perché chiaramente è giovane. Sicuramente rammarico per aver buttato via tanti punti, però se abbiamo deciso di andare in una strada diversa e sapevamo anche i rischi che correvamo, purtroppo errori ne abbiamo fatti. Ho detto prima che io sono stato il primo a farne, perché comunque quando non conosci bene la squadra hai bisogno di tempo, purtroppo, e quindi commetti degli errori di valutazione a volte. Però sono contento perché comunque, al di là della vittoria, che non è importante per la squadra, ma è importante che anche quando non abbiamo fatto le nostre migliori partite, la squadra comunque ha sempre avuto un atteggiamento buono. È questo che è difficile vederlo quando non si vince, è chiaro, questo lo posso anche capire, però un allenatore riesce a vedere un po' più avanti, quindi delle cose positive ci sono sempre state anche nei momenti dove abbiamo giocato male.